Chiuderei comunque con il sindaco, con Donato Metallo, e con Lucia, se ti vuoi alzare insieme a noi, magari anche gli altri del direttivo, Lallo, Roberto, se volete magari avvicinarvi o se volete rimanere dove state per salutare, visto che siamo tutti quanti organizzatori di questa conferenza. È la prima volta per noi trovarci, diciamo, a fare gli onori di casa, sia di apertura che di chiusura. Quindi, ecco, Donato, avvicinati. Dei nostri. Di cosa pensi? Posso? Prego. Sì, io chiaramente chiedo scusa perché dopo quello che avete sentito, sicuramente il mio intervento sarà di un'ovvietà assurda. Oggi avete dato, secondo me, un bellissimo taglio, il taglio della preparazione e della conoscenza. Quando si fanno battaglie del genere, bisogna essere preparati, diciamo, sotto tutti i punti di vista, non avere punti deboli, perché solo con la conoscenza, solo capendo di cosa si parla, si può combattere l'ignoranza e i preconcetti. E oggi quello che c'è stato qui in questa maratona. Io chiaramente non sono, non un dottore, io non riesco a comprendere quando si parla di molecole, di meccanismi o di altri sistemi a livello di medicina. Quello che posso dire è che io ho deciso insieme a tutti gli amici, no, di accompagnarli in questa battaglia perché ho visto Lucia che riesce ad alzarsi dalla sedia e riesce a camminare. Ho saputo che Lallo riesce a dormire anche 5 ore di fila qualche notte. Ho visto Christian che viene dalla Regione Lazio che ha fatto qui un po' di terapia e è arrivato su una sedia con tantissimi dolori e con il collare. E un pomeriggio è riuscito a passare dalla sopravvivenza alla vita, è riuscito a mettersi in macchina insieme alla compagna, è riuscito ad andare a vedere il mare sulle spiagge di Gallipoli. Un pomeriggio strappato alla sopravvivenza e passato alla vita. Penso che questo a me basta già per condurre questa battaglia. Qualcuno dice, siete coraggiosi, sei coraggioso. Non c'è nulla di coraggio in questo. C'è solo il non volersi vergognare. Io non voglio vergognarmi per aver girato la testa da un'altra parte, per non aver dato una mano a chi intraprende una battaglia giusta. C'è differenza fra giustizia e legalità. Si combatteva contro la legge anche nel periodo del fascismo, del nazismo. Si combatteva contro la legge anche durante l'apartheid, durante la schiavitù. Qualcuno più importante e più profondo di me diceva: non obbedirei al mio dovere se non insegnassi ai miei ragazzi a combattere contro le leggi ingiuste. Io non ho insegnato nulla, sono loro che hanno insegnato a me e io li ringrazio per avermi portato sulla cattiva strada, come diciamo. E cammino, ce n'è ancora tanto da fare, ma oggi io sono qui, ho visto Lucia. Lucia ha detto: dico, stai qui da questa mattina? Ha detto sì. Perché sembro stanca? Dico no, Lucia, gli occhi sono bellissimi e non sembri assolutamente stanca. Qui c'è energia allo stato puro, io sono fiducioso che questa battaglia vada avanti e che sono sicuro che questa battaglia possa essere vinta insieme a tutti. Io vi ringrazio davvero perché non mi aspettavo quando sono venuto tanta partecipazione, tanta gente. È anche un settore molto difficile, no? Specialistico, quello di cui avete parlato oggi. Il fatto che quest'aula sia ancora piena dopo questa maratona di oltre 8 ore, il senso è forse qualcosa di buono lo stiamo facendo. Grazie davvero a tutti, buon lavoro e la vinciamo noi questa battaglia. Io volevo salutare tutti e ringraziarvi anche per la vostra partecipazione e volevo dire una cosa a medici, dottori e ricercatori, e cioè che la vostra ricerca, cioè dalla vostra ricerca dipende il nostro benessere e vi ringraziamo.